Il mondo intorno a te parla, ascoltalo. Fallo con gli apparecchi acustici di Acustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni 379 16 65 428. La festività del 2 giugno è stata occupata da una trentina di volontari del CAI Pezzo Ponte di Legno per una pulizia di primavera del bivacco Linge a quota 2.273 metri nella parte sommitale della Valle delle Messi in territorio di Ponte di Legno, lungo il sentiero CAI 58, punto di arrivo dal rifugio Balmalza e di partenza per il passo Pietrarossa per scendere nella Valle di Canè o per il passo Gavia passando dal Lago Nero. In testa a tutti i volontari di ogni età, il presidente neoeletto del sodalizio dell'Alta Valle, che con tanto esempio, come del resto nelle associazioni vere, ha parlato poco e ha lavorato tanto. Il Linge è un bivacco. Che cos'è il bivacco e come deve essere usato? Ecco, il Linge è un bivacco, quindi vuol dire che è incustodito, e però serve per l'emergenza, non è una casa per ferie come qualcuno la interpreta. Il bivacco serve per passare una notte, per ripararsi, per scaldarsi. Abbiamo qua anche la legna che abbiamo portato su anche a spalle e che quindi non bisogna usare per fare i falò all'esterno, ma con una certa parsimonia, in modo che quando poi c'è bisogno la si trova. All'esterno i falò non si fanno, d'estate non serve fare grandi fuochi anche dentro perché la temperatura è diversa. Quindi il bivacco è un luogo dove si porta e non si porta via. Esatto, e non si lasciano neanche i rifiuti, questa è una cosa importantissima perché qualcuno pensa che qui ogni tanto passa qualche volontario a fare le pulizie, noi lo facciamo volentieri, però le bottiglie una volta portate su piene si possono portare giù anche vuote. E non lasciare niente nei prati, nemmeno i fazzolettini della carta perché non si degradano. Infatti ci sono... E le potete trovare dappertutto, delle scale di tempi di decomposizione delle cose che lasciamo in giro e c'è da spaventarsi. Adesso comincia l'estate anche per voi del CAI, un CAI prestigioso, avete tante escursioni, tanti impegni in montagna, tanti di voi sono impegnati col soccorso alpino, rispolveriamo l'antico proverbio, in montagna con i piedi e con la testa. Esatto, in montagna con la testa soprattutto perché la montagna non perdona, comporta una certa conoscenza, un po' di esperienza e bisogna andare dove si riesce ad andare, altrimenti bisogna avvalersi di persone che ne sanno un po' di più. Noi abbiamo diverse guide alpine nella nostra valle, le utilizziamo anche noi molto volentieri come CAI per le gite alpinistiche dove è richiesta più esperienza, più conoscenza e sicurezza soprattutto. E allora buona estate a te, ai tuoi 500 e al CAI Pezzo Ponte di Legno. Grazie, grazie.